Elogio alla poltrona. Non mi piacciono i trani. Non mi piacciono le poltrone d'apparato. Le poltrone su cui sedettero i re sanguinari di Shakespeare. È come girare intorno a una cattedrale, guglie, intagli, trafori con minuscole, invisibili, terribili orchestrine di tarli che sono frammenti del Tannhäuser. Preferisco le ampie poltrone dei Luigi di Francia. Mi ricordano Racine, Molière, Corneille. Se andate in un museo di Germania, non sedete sulle poltrone gotiche. Vi sembrerà di precipitare da una montagna di guglie. I geniti scolpiti si trasformeranno in topi e vampiri. Al posto dei cappelli sentirete spuntarvi mazzi di asparagi. Infine dei conti, non consideriamo abbastanza le poltrone su cui sediamo. Va bene, ci piacciono le loro storie strane. Possiamo discutere. Scusate, possiamo distinguere gli stili, il nome dell'ebanista che le costruì. Qualche volta siamo soggiogati dalla presenza di una poltrona, la disputiamo alle aste, ci roviniamo pur di averla. A volte le detestiamo, ci irritano, ma non abbiamo il coraggio di disfarcene. Piuttosto partiamo, meglio assai meglio la poltrona sorella di un altro milione di poltrone. La poltrona fabbricata con la gomma piuma, non siamo certo come quel barone di Stoccarda, il quale ogni volta che andava a Vienna si trascinava dietro la sua poltrona al Rinascimento.